Sound. E già, Mr. Paul sembra accusare. Siamo al conteggio di 8. Perdere dei punti. Potremmo assistere. E invece, signori, è ancora più. Nonostante l'età, avrebbe già dovuto appendere i guantoni al chiodo. Invece, si ancora siede. Più. Attenzione. È uno a cui piace contare. Fa contare gli altri. Non è uno che conta. È colpo basso, forse un pochino vicino sotto alla cintura. Questo è un colpo basso. Questo è un colpo basso da parte di Mr. Paul. Mr. Moll. Posso usare un colpo fuori programma, arbitro? Chiede un colpo fuori programma, c'è una consultazione dei giudici. Concediamogli questo colpo. Tutto concesso. Si procede. Tito Banze, ancora lì che si studia, non l'avversario ma il libro. Potrebbe approfittarne Mr. Paul e invece fuori ancora lì. Fu quel periodo che un giorno all'ora di pranzo, mentre riparavamo le televisioni, suonò il telefono. Pronto, dissi io, pronto. Era una voce bassa e gutturale, parlava molto lentamente, tirando tutte le parole. Sì, chi parla, chiesi io. Sono Scafardo. Scafardo, dica signor Scafardo, telefono per la televisione. Disse lentissimo, tirando ogni sillaba. Sì, l'ascolto, che disturbi ha? Frequenze, canali? Ma l'hanno rubato. Ottimo colpo, uno dei migliori. Era questo, quello a cui volevamo assistere. E adesso tocca a Mr. Paul contraccambiare. E allora uso anch'io. Lo rubo e non credo ci sia bisogno di dire di chi è. Lo dirò alla fine, nel caso l'abbia interpretato male. Recita così, è in lingua napoletana. A sera, quando uno solo se ne trasse, e dà un segnale uno banutato, le dici di interrecchie, i vaca a casa, ti raccomanda tutte innamorate. Ha imparato da Berlusconi, ascolto. E con questo risolleva tutto, Mr. Mann. In effetti c'è poca mancanza di correttezza in questo uso. Il round è suo. Verrà penalizzato sicuramente.